Cari amici di YouTube, bentornati. Eccomi qua, dopo una lunga assenza di qualche mese, mi ripropongo a voi con dei nuovi video. Sono stato assente perché? Perché ho fatto dei corsi, ho organizzato dei corsi di formazione per andare a qualificare dei personal trainer. E il corso era orientato al functional training, l'allenamento funzionale. E in questo corso abbiamo parlato molto dei movimenti fondamentali dell'essere umano. Uno dei movimenti fondamentali che abbiamo parlato molto è quello dell'accovacciarsi. Accovacciarsi a terra in questa posizione. Questo è un movimento naturale e possiamo notarlo dove? Nei bambini. Possiamo accorgerci che i bambini stanno abitualmente in questa posizione quando stanno chinati a terra. Oppure possiamo ancora andare a vedere che in molti paesi dove la civiltà moderna è ancora lontana, le persone abitualmente si vanno a sedere in questa posizione o svolgono anche faccende quotidiane in questa posizione. Perché questo movimento, la capacità di accovacciarsi, rientra nei movimenti fondamentali dell'essere umano. In passati video noi abbiamo visto che per andare a lavorare sui glutei, con la muscolatura delle gambe, vi ho fatto vedere lo squat box, lo squat in cui cercavamo di arretrare il sedere, ruotare il bacino e poi ritornare su per andare a cercare di massimizzare il lavoro sui glutei. Se vogliamo rendere ancora più difficile il lavoro per i nostri arti inferiori, quindi vogliamo passare a un esercizio successivo, possiamo andare a fare quello che prende il nome di full squat. Il full squat è l'esercizio con cui noi da questa posizione andiamo ad accovacciarci mantenendo la schiena il più dritta possibile con il pavimento. In questo modo qua, tocco per terra con le mani, poi mi risollevo. Questo movimento non è così semplice, soprattutto perché lo stare tanto seduti vi ha fatto perdere la capacità di movimento del bacino, vi ha reso tutta la muscolatura posteriore più rigida e vi ha reso anche più rigida l'articolazione della caviglia. Quindi non sarà semplice per voi andare ad apprendere questo movimento dove mi accovaccio, mantengo la schiena dritta e poi mi risollevo. Molti di voi potrebbero fare questo. Altri potrebbero fare questo. Allora dobbiamo andare a cercare dei movimenti per andare ad apprendere nuovamente questa capacità di accovacciarci a terra. Movimento fondamentale. Per tutte le donne, volete lavorare maggiormente con i glutei, dovete andare a scottare in basso, dovete andare ad affondare, dovete andare a sedervi per terra. E allora oggi vi insegno due esercizi per riuscire ad apprendere questo movimento dell'accovacciarsi in maniera completa. Il primo lo possiamo fare appoggiati a un muro, quindi ci mettiamo vicino al nostro muro, mantenete circa 10 cm, 15 cm la distanza dei piedi dal muro, appoggiate la schiena, appoggiate il sedere e da questa posizione andate ad accovacciarvi in basso mantenendo sempre la schiena appoggiata al muro. Da questa posizione le ginocchia guardano sempre all'esterno, cercate di far forza sui talloni e vi risollevate, schiena sempre appoggiata al muro, così. Ok, ottimo esercizio per allenare tutto il torneo inferiore. Vogliamo rendere un altro esercizio sempre per cercare di riuscire a mantenere questa posizione in maniera corretta con la schiena quasi perpendicolare al pavimento, potete andare ad eseguire questo esercizio tenendovi a una spalliera, a un palo, e quindi andiamo a fare questo esercizio qua. Vado giù, schiena dritta e mi risollevo, vengo giù, schiena dritta e mi risollevo, vengo giù e mi risollevo. Quindi queste due versioni, il full squat contro il muro o il full squat prendendo un appiglio, sono perfetti per farvi apprendere l'esercizio full squat libero. Quindi dovrete poi riuscire ad arrivare a fare questo: mi abbasso e poi mi risollevo. Questo è importantissimo per riuscire ad andare a riprendere la vostra mobilità, per andare a riprendere un vostro movimento fondamentale che molti di noi hanno perso perché stanno troppo tempo seduti. Nel prossimo video vi farò vedere altri due esercizi sempre per cercare di andare a riprendere questa posizione. In questo modo avrete una serie di esercizi propedeutici
per riuscire nell'arco delle settimane a migliorare la vostra mobilità, a migliorare la vostra forza, e tutto questo vi permetterà di far salire la vostra forma atletica. Per tutti quelli che ricercano l'allenamento delle gambe, un maggior tono di glutei, muscoli posteriori delle cosce, ma di tutti gli altri inferiori, questi esercizi sono perfetti anche per voi. Un corpo che si muove bene è un corpo in forma, tonico e forte. Buon allenamento e ci vediamo nel prossimo video.